Sono contento di rappresentare una forza politica compatta che con i suoi interi gruppi a Camera e Senato ha preso e prenderà decisioni nell'interesse del Paese, non per interesse personale, altrimenti non saremmo qua nella seconda metà di agosto. Abbiamo scelto di portare davanti agli italiani, nelle case degli italiani, i problemi che magari la vecchia politica avrebbe tenuto al chiuso delle stanze fino a qualche legislatura fa. Fino a qualche legislatura fa si sarebbe fatto finta di niente anche a fronte di litigi, di ostacoli, di no, di rinvii, di problemi, di lacerazioni, perché tanto siamo ministri, siamo viceministri, siamo sottosegretari, siamo presidenti, teniamo famiglia, è agosto, facciamo finta di niente e chi vivrà vedrà. L'Italia non può permettersi di perdere tempo.